Nel derby con l'Agropoli di Egidio Pirozzi ci si aspettavano a Cavese più incisiva e determinata, invece non è stato così. Sicuramente nell'economia della partita a pesare in negativo sono state le condizioni non perfette di alcuni aquilotti. Soffre parecchio infatti dopo una partenza che invece aveva illuso il più la squadra, che dalla metà della prima frazione di gioco perde il pallino e deve poi rincorrere per il resto del derby i Delfini, riacciuffandoli proprio in extremis con un pareggio grazie al solito grande Ciro Manzi. Bilancio dunque negativo per questa gara, che si era dimostrata insidiosa, come anche tra l'altro aveva pronosticato alla vigilia lo stesso Traen Metelliano Chietti. Ma andiamo alla cronaca. La sfida si apre bene per la Cavese, che nei suoi uomini leader dimostra di essere in palla o quasi. De Rosa fa ampie falcate, Palumbo è velenoso ed è proprio lui al terzo minuto a rendersi protagonista di una conclusione che impegna severamente Capotosto, che aiutato dalla traversa spedisce in angolo. Il pallino del gioco è saldamente nelle mani degli aquilotti, che al decimo minuto insistono nel cuore dell'area ospite con Palumbo e De Rosa sempre protagonisti. Poi è Pisani che su cross del capitano non ci arriva sotto porta. Tre minuti più tardi e Palumbo ancora a cercare la palla a rientrare, ma il portiere ospite non si fa sorprendere e al 17° è Russo a sbagliare, sprecando un assist del solito Palumbo. Poi una specie di blackout generale colpisce gli aquilotti e ne approfitta l'Agropoli. Al 24° vitale fa le prove generali del vantaggio, costringendo l'estremo difensore metelliano al miracolo in uscita dopo un passaggio filtrante sul filo del fuorigioco di Capozzoli. La Cavese sembra appannata e non più capace di ragionare e al 33° capitola. Erroraccio sulla sinistra della difesa metelliana e se ne va a rete vitale. Il gol gela in Lamberti e la Cavese in campo accusa il colpo. Così al 35° è ancora Vitale che si rifà vivo dalle parti di De Luca, ma in extremis viene fermato. Al 39° un suo tiro è addomesticato in volo plastico dal portiere aquilotto. Il fischio dell'arbitro Mazzei dopo un minuto di recupero manda tutti negli spogliatoi. La ripresa non offre però la sperata riscossa metelliana. Sterili tentativi aquilotti di trovare il pareggio e la gara si trascina senza grosse emozioni fino al 28° quando Cabangu non arriva su un tocco di Palumbo innescato da Claudio De Rosa. Sembra una giornata segnata questa per la Cavese, ma proprio in pieno recupero, il secondo dei 5 dati dall'arbitro, ecco il gol del pareggio. Azione di Cosmo Palumbo che serve Cabangu, non trova il congolese lo spazio per mettere in rete, ma ci crede ancora e pesca ben appostato nel cuore dell'area ospite Ciro Manzi, che non fallisce l'appuntamento col gol che vale doppio. Gli aquilotti riescono a mantenere così l'imbattibilità interna e a mettere un altro punto nel carniere, ma sicuramente non con la loro migliore prestazione.